Buonasera, benvenuti a Diverso. So, oggi abbiamo iniziato proprio con il botto, letteralmente. Loro erano i Green Day e questa era Nuclear Family. Oggi abbiamo degli ospiti, abbiamo due ospiti e questo già mi rende particolarmente felice, che sono collegati con me, se ci sono, spero di sì. Giuseppe, Valentina, ci siete? Ehi là! Ciao! Ciao, buonasera. Questo è il mio secondo Ménage à Trois in diretta, comunque. Il primo è stato con i Mascara, che saluto, e c'è stato al Kismet quando ero in presenza. Oggi invece siamo da casa, però... Bei tempi, quando infatti eravamo più vicini, era tutto più semplice. Stavo dicendo una cosa volgarissima, ma non volevo iniziare in questa maniera, per cui sono riuscita a controllare. Allora... Devo premettere una cosa, Giuseppe e Valentina, io in realtà non li conosco bene, quindi cosa pensavo di fare? Di conoscerli in diretta insieme a voi, perché? Perché sono due tipi, vi assicuro, comunque strani, il che non so se può essere rassicurante per i nostri ascoltatori, oddio, non dovrebbero nemmeno essere tanto tranquilli secondo me, comunque sono due persone secondo me che hanno da raccontare tanto. Hanno scelto anche loro la scaletta musicale, ovviamente, quindi Green Day erano proprio una loro scelta, in particolare una scelta di Giuseppe,
che conosceremo meglio e capiremo anche perché ha diversi gusti musicali, chiaramente tutti all'interno di un solo uomo, perché ha delle, ha delle curiosità, niente male. Però nell'attesa che si colleghino tutti i nostri amici, perché mi arrivano messaggini, ha già iniziato, sì, quindi sbrigatevi. Ascoltiamo un altro dei vostri brani e ritorniamo in diretta. Preparatevi già in chat con le vostre domande o messaggi sui nostri social, seguiteci ovviamente Diversus RKO e fate tutte le domande che volete, anche perché loro si prestano tanto a qualsiasi tipo di domanda, giusto? Giusto, ma prestatissimi, guarda, anche regalati si sa. Anche regalati, è stupendo. Ascoltiamo Caparezza, una chiave. Dai capelli crespi come cipressi, da come cammini, come ti vesti, dagli occhi spalancati come i libri di fumetti che leggi, da come pensi, che più difetti, che pregi, dall'invisibile che indossi tutte le mattine, dagli incisivi con cui mordi tutte le matite, le spalle curve per il peso delle aspettative, come le portassi nelle buste della spesa liber, e dalla timidezza che non ti nasconde perché il velo corto, da come diventi rosso e ti ripari dall'imbarazzo che sta piovendo addosso, con un sorriso che allarghi come un ombrello rosso. Potessi abbattere lo schermo degli anni, ti donerei l'inconsistenza dello schermo degli altri. So che siamo tanto presenti quanto distanti. So bene come ti senti, so quando ti sbagli, credimi. No! Cerchi il motivo per un altro passo, ma dietro c'è l'uncino e davanti lo squalo bianco, e ti fai solitario quando tutti fanno branco. Ti senti libero ma intanto ti stai ancorando, tutti bardati, cavalli da condottieri, tu maglioni slabbrati, pacchiani ben poco seri. Sei nato nel mezzogiorno però purtroppo vedi solo neve e freddo tutto intorno come un uomo Yeti. La vita è un cinema tanto che taci, le tue bottiglie non hanno messaggi. Chi dice che il mondo è meraviglioso non ha visto quello che ti stai creando per restarci. Rimani zitto, niente pareri. Il tuo soffitto, stelle e pianeti, a capofitto nel tuo limbo, in preda ai pensieri. Procedi nel tuo labirinto senza pareti. No! Quali facciamo viaggi astrali con i crani tra le mani, abbiamo planetari tra le ossa parietali, siamo la stessa cosa, mica siamo imparentati, ci separano solo i calendari. Vai, tallone sinistro verso l'interno, caronte diritto verso l'inferno, lunghe corse, unghie morse, lune storte, qualche notte svanite in un sonno incerto, poi l'incendio. Potessi apparirti come uno spettro, lo farei adesso, ma ti spaventerei perché sarei lo spettro di me stesso. E mi diresti, guarda, tutto a posto. Da quel che vedo invece tu l'opposto. Sono sopravvissuto al bosco ed ho battuto l'orco. Lasciami stare, fa uno sforzo e prenditi il cosmo. E non aver paura che... No!
quanto ad inizi, perché questi sono i due brani iniziali che avete scelto entrambi, quindi Green Day e Caparezza, siete esclusive entrambi, devo dire. Ma infatti volevo chiedervi, prima di farvi presentare, come mai avete scelto proprio Nuclear Family Una Chiave? Chi vuole cominciare? Come vuoi. Ok, comincio io perché sono quello più Sarebbe stato eruetto. stupendo se aveste litigato in diretta, invece no, vabbè, peccato, No, peccato. lo faremo, aspetta, dacci 5 minuti che... Allora, io sono partito con il Nuclear Family dei Green Day, in particolare proprio per l'irruenza del brano, in realtà, prima di tutto, e poi anche per la tematica trattata, che ha un po' a che fare con la mia visione del diverso, di cui sicuramente andremo poi a parlare. Tratta dell'argomento, diciamo, dell'iconoclastia e del fatto che come dire, certe convenzioni sociali sono convenzioni sociali, cioè possono andare bene per me, possono non andare bene per te, e quindi cose come la famiglia nucleare non siano come dire, uno standard da osservare a priori, ma può andare bene per qualcuno come può non andare bene per un altro. Certo. E invece una chiave? Allora, una chiave l'ho scelto io perché è chiaramente la canzone che tutti noi avremmo voluto sentire da ragazzini. Già, infatti. È semplice, è diretta, è anche, diciamo, anche nel mio caso è un po' quello che mi viene in mente quando mi chiedi della diversità, perché alla fine l'adolescenza è il periodo peggiore in cui vivere la propria diversità. Ecco perché se tutti avessimo sentito questa canzone all'epoca, forse le cose sarebbero andate meglio. Sicuramente, hai perfettamente ragione. E iniziamo, questo già dice tanto di voi, devo dire, ma iniziamo a conoscervi, ad addentrarci, ma non è che è proprio difficile, all'interno della vostra mente. Allora, iniziamo da Valentina, per una questione di galanteria, sapete che io sono un uomo molto galante. Vorrei sapere intanto, Valentina, anche perché ti conosco davvero un pochino di meno, chi sei? Raccontati un po', soprattutto chi sei e cosa fai, perché sono due cose molto spesso diverse, ovviamente, non sempre quello che facciamo ci rappresenta. Sì, infatti. Allora, la risposta più facile è che faccio l'architetto, Bene. di interni soprattutto. Chi sono? Comincia ad essere un po' più complicato. Quanti siete là dentro? Una legione. Più o meno. Ho svariate personalità, che a volte si mischiano, tra l'altro. C'è un po' di No, ma confusione. dinne una così, cioè, giusto per La rompere il prima, ghiaccio. quella che è presente in questo momento, parliamo tipo così, tipo di spiriti, giustamente. L'entità che senti in questo momento, chi è? No, vabbè, diciamo che è la mia principale. Io sono molto pacata, almeno fuori, a volte troppo, motivo per cui spesso Giuseppe mi parla da sopra. Stava per farlo, sai? Ah, me la sono mangiata. Non avevo dubbi, guarda. Però in realtà forse dentro sono quella un po' più tornato, diciamo. Più complessa. Ma questa bomba a orologeria è all'interno del vostro appartamento o in casa mia? Perché sento un No, fischio. S no, siete ho voi. tolto un ammendicolo che urtava contro la Ok, seggiola. l'importante è che non sia io ad esplodere, per il resto no, scherzo. E invece tu, Giuseppe, chi sei e cosa fai? Allora, io ho un po' meno personalità di Valentina, nel senso proprio il numero siamo di meno. Io faccio l'ingegnere e non l'ingegnere di quel tipo, ma dell'altro tipo, quelli del software, quelli dei numeri e dei programmi. Però nel corso, diciamo, sono giovane, però nel corso della vita che ho finora vissuto, ho fatto diverse cose, fra cui quella che mi piace raccontare di più è la mia esperienza musicale. Ma ho fatto anche radio, e questo Valentina non l'ha detto perché è modesta, però noi siamo conosciuti esattamente in radio, abbiamo fondato una radio, Radio Frequenza Libera del Politecnico di Bari, che salutiamo. Ciao. Ciao. No, ma infatti questa è Vabbè, ciao. una cosa veramente molto interessante. Ma come vi siete trovati quindi a fondare questa radio? Com'è stata un'esperienza universitaria? Raccontami meglio. La raccontiamo insieme perché ci siamo conosciuti proprio nella sede originaria della radio, quella Auletta,
al piano zero del Politecnico, sotto al parcheggio praticamente, cioè in un Di posto fronte a Poliba di Corse. fronte a Poliba. Esatto, è vero, come la descrivevi, di fronte a Poliba Corse, che era sempre Perché abbastanza. Poliba Corse lo sapevano tutti dove fosse, tranne non si sa me perché. ovviamente, però va bene. Però invece RFL era un casino, quindi di fronte a Poliba Corse. E niente, c'è un amico comune, Matteo, che ci ha invitati perché aveva intenzione appunto di fondare questa realtà. E io, No, Valentina. allora, per essere precisi, ha invitato me a collaborare alla fondazione della cosa e io l'ho subito sfruttato per avere un'auletta studio. E quindi mi Fantastico. piazzavo nei locali di quella che poi sarebbe stata la radio, ma che in quel periodo non era ancora nulla, era una stanza per studiare. E poi un giorno ha pensato che tu potessi essere utile a mettere sul sistema. Beh, ti sei dimostrato particolarmente utile, devo dire, cioè ti hai confermato questa utilità nel tempo. Sì, beh, diciamo che ho partecipato un po' anche alla parte tecnica, però la cosa che mi piace raccontare di più, in realtà, vabbè, 50 e 50, diciamo, sia la parte tecnica, che però è forse meno interessante ai più, ma anche la parte, tra virgolette, artistica, dai, diciamo così, perché io e Valentina eravamo accomunati dalla passione per Fiorello Viva Radio 2, a bei tempi, e E per De André, per perché la prima De André. volta che ci siamo visti abbiamo parlato soprattutto di De Sì, no, ma citavo Fiorello semplicemente perché poi questo ci ha portato a fare i nostri programmi in radio. Bene, quindi avevate due programmi diversi. Ok. Sì, allora, in una delle varie edizioni del mio, che ogni 6 mesi cambiava, lui ha fatto da il mio co-conduttore, slash spalla. Co-host, praticamente il Baldini di Fiorello. Fantastico. No, Sempre vabbè. venivo insultato Sì, e. vabbè, il problema è che io fagocitavo co-conduttori, non so più nemmeno quanti ne ho cambiati. Poverini, oserei dire a questo punto, mi sto immedesimando. No, a parte gli scherzi, è una bellissima storia perché nasce da una passione in comune e quindi già questo la rende bella, perché poi alla fine rispetto a quello che è abitualmente, no, la conoscenza standard dell'amico, beh, forse qua anche l'amico che presenta l'amica, ok, ci sta, però essere accomunati già da subito da una passione comune è tanta, tanta roba, insomma. Ascoltiamo proprio un brano di Fabrizio De André, che è la canzone di Barbara, visto che è stato anche lui il vostro Cupido, e torniamo fra pochissimo. Chi cerca una bocca infedele? Che sappia di fragola e miele, in lei la troverà, Barbara, in lei la bacerà, Barbara. Lei sa che ogni letto di sposa è fatto di ortica e mimosa, per questo ad un'altra età. Barbara, l'amore vero rimanderà, Barbara. Intanto lei gioca all'amore, scherzando con gli occhi ed il cuore di chi forse la odierà, Barbara, ma poi la perdonerà, Barbara. E il vento di sera la invita a sfogliare la sua margherita. Per ogni amore che se ne va, lei lo sa, un altro petalo fiorirà per Barbara. La
La cosa che mi incuriosisce particolarmente è come mai due persone apparentemente appunto diverse siano poi riuscite a incontrarsi emotivamente poi. Vi ricordate com'è stato questo primo approccio, questa vostra congiunzione delle vostre diversi caratteri? Vabbè, questa la devo raccontare. Vai. Praticamente, vabbè, sì, noi siamo molto diversi, ma talmente diversi che quando Valentina ha iniziato a presentarsi, diciamo, a me per come è, spontaneamente, io ero tipo, come dire, come se avessi ricevuto un cazzotto in faccia e mi stessi svegliando, e mentre mi stavo svegliando ne ricevevo un altro, tant'è che. Dopo la prima cena a casa di amici a cui partecipammo insieme, lei mi riaccompagnò a casa in macchina, e la canzone sotto la quale ci siamo baciati la prima volta è inusuale, quantomeno inusuale. Vuoi dire qual è? Dillo tu. Si vergogna, evidentemente. Non mi vergogno, che non mi ricordo il titolo. Ah, bene, Però ottimo. aspetta, la canzone è Broken Girl di Manuel Castro. No, Io l'avevo vabbè, stessa basta, interpretata, quindi ragazzi, io capivo. non lo sapevo e ufficialmente faccio parte della vostra coppia dopo questa cosa, perché ok, basta, siamo in tre adesso. Mi dispiace comunicarvelo così in diretta, però ormai l'amore è nato, mi dispiace. È andata allora, È scusa. andata, è andata. Ma come mai? Ma chi la Infatti, stava ascoltando? Tu la stavi ascoltando Valentina in macchina perché l'hai accompagnato tu, ovviamente. era nel mio CD, diciamo, che tenevo sempre in il macchina, CD. prima che mi rubassero l'autoradio col CD dentro, Quel quel CD. CD. Ma tu pensa a quello che l'ha poi sentito, se l'ha sentito Emanuele Castro, ti immagini? Sarà stato, guarda, un'opera di bene, hai fatto bene a fartelo Si è fatto rubare. una cultura. Diciamo che siccome, appunto, tra l'altro Broken Girl è forse una delle canzoni più esplicite, una delle battute che facciamo spesso, che ogni tanto forse varrebbe la pena sposarsi solo per metterla come la canzone degli Ma sposi. ti prego, guarda, veramente, ma cosa ho scoperto? Vedi che dovevamo farla per forza questa puntata per Certo, sancire cioè, vuoi mettere ufficialmente? quando fai il primo ballo al matrimonio e si parla di camionisti slavi, di autogrill? Ma, cioè, ma io proporrei a questo punto di sposarvi proprio nell'autogrill, giustamente. Scusa, perché non utilizzare anche lo scenario? E quindi da lì è nato l'amore, ovviamente. Tu, Giuseppe, che hai pensato? Di la verità, quando hai sentito questo brano, mentre tu romanticamente la baciavi? Beh, se proprio dobbiamo essere precisi, se proprio dobbiamo essere precisi, è lei che mi ha baciato, io sì. Ah, Cioè, io hai capito romanticamente. la timida Valentina? Quante cose nascondi. Quindi è stata lei che si è lanciata su di te. Sì, allora io ricevevo segnali contrastanti, Dannazione. cui non capivo se l'interesse fosse corrisposto o meno, perché a tratti sembrava sì, ma poi a tratti sembrava no. E quindi alla fine ho detto, vabbè, oh, cioè, O la va, la io ci provo. spacca. Poi ho scoperto dopo, conoscendolo meglio, e penso di poter confermare adesso a tot anni di distanza, Che non che probabilmente se ricordi? non avessi... Da quanti anni state insieme? Lo devo dire io perché Vai. lei vuole farmi il test, che se non me lo Madonna, ricordo. non dovevo farla questa domanda, mi sa. No, no, me lo Lo ricordo, sapevo benissimo. dai. Cioè, siamo messi insieme il 21 gennaio del 2013, che io Ah. avrei ribattezzato 2013, perché da quel momento in poi ho detto, Dove... wow, allora ce la possiamo fare, cioè. Dici, se ce l'ho fatta io, ce la fanno tutti. Ma voi di tantissimo tempo. Troppo, glielo stavo dicendo l'altro giorno, che secondo me ci dobbiamo lasciare perché è passato troppo tempo. Sì, ma infatti... Oh, sto scherzando. Quindi avete già superato quella crisi del settimo anno, giusto? Sì, Quale? diciamo, non lo so, boh, c'era una crisi. Ma non lo so, lo dicono tutti, però a me non è No, mai vabbè, risultato. no, Ah Luciana, no, che... aspetta, sì, mi ricordo, noi abbiamo discusso per tipo una settimana, quando abbiamo fatto 7 anni, se la crisi fosse del settimo anno e quindi dopo compiuti, oppure se l'anno prima che poi compi il settimo e quindi è quello No, prima. io sto morendo, cioè voi avete litigato, avete messo in crisi la vostra storia perché dovevate sapere quando era la crisi, Sì, giustamente. volevamo Sì. capire se No, l'avessimo già io... superata
oppure se iniziava in quel No, io momento. sono proprio innamorata perso, ormai, giuro, cioè, vabbè, basta, metto un brano perché devo dirvi cose sconce in privato che i nostri ascoltatori non possono sentire, no, a parte gli scherzi, veramente è una storia assurda perché per quanto sia poi una classica, tra molte virgolette, storia che nasce il bacio in macchina, queste cose qua, tutto lo scenario era completamente folle, assurdo, no, vabbè, adoro. Ascoltiamo Fossati, la bottega di filosofia. Vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo, il tempo. Oggi chiamano filosofi se stessi, gli insegnanti di filosofia. Io vedo chiaramente quello che ho d'intorno, vedo senza aiuto, è meglio senza occhiali. Guardate ragazzi il meridione della Terra, l'Antartide che oggi ci sovrasta. Lo stomaco del mondo è capovolto, come un sacco ci sventolo sulla testa. Solo un visionario filosofo di bottega osserva e se ne frega in fondo, perché vede soprattutto non ricorda, vede soprattutto non ricorda. Io me li ricordo i fatti e le parole, l'odore del desiderio delle belle da marito, le corse in macchina per Genova di pietra, il suono delle promesse, la luce dentro gli occhi. Quello che non ricordo non lo vedo, come non c'è confine fra i deserti. Nuoto dentro un lago di montagna e ascolto tutti come da una radio calma di onde d'acqua. Sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo. Abbiamo tutti un amico che non parla, oppure non capisce o non ci sente. Al mio leggo i giornali qualche volta, nelle domeniche di sole a tradimento. Oh, sono un borghese visionario, lui un rivoluzionario cieco, io un servo sciocco, lui un occhio intreccia al vento. E non sappiamo che rivoluzione fare, e allora rimando ragazzi, insegno a rimandare. Oggi chiamano astrologi se stessi, i pasticcioni in numerologia. Voi vedete bene, chiaro e fate dite, eppure vi conviene non capire. È che siete fottuti e felici titolari di una bottega di filosofia, come la mia, come la mia. Che sono un visionario e vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è, sogno una macchina che riavvolge il tempo, il tempo. Sono un visionario, vedo quello che non c'è. Sono brani veramente troppo belli che non riesco a sfumare perché li voglio ascoltare, anche perché io non li ascoltavo da un po'. Quindi complimenti anche per la vostra scelta musicale, ragazzi.
Siamo visionari e vediamo quello che non c'è, a Si quanto pare. vede che avete esperienze in radio, tu come musicista. Ma prima di farvi la domanda clou, questo amore per la musica, tu Giuseppe, come dicevi, sei anche un musicista. Valentina, non lo so, credo sia più, come dire, un'ascoltatrice, no? Decisamente, io Non sono so. stonata come una campana, non ho senso del ritmo. Ho fatto un corso di chitarra, credo forse per 2 anni della mia vita, prima di capire che stavo buttando tempo. Però il maestro era proprio carino, Maestro era un gran figo, era veramente figo. che è il vero motivo per cui continuavo ad andare a lezione, in realtà. Ho qualche vaga idea di chi possa essere così, anche modesto, mi dicono, no? Sicuramente. No, No, non ero comunque. io, non Ah, non ero eri io. tu! Ah, ma pensavo! Ah, bella questa cosa! Bene, 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 mi fa No, lui non ha piacere abbastanza che pazienza. mi fa piacere che riconosca quindi la bellezza maschile anche Giuseppe. Ma Beh, raccontatemi, Giuseppe, tu quindi con la musica invece non ci vuoi dare ragionamenti in questo momento? Cosa? Stai preparando qualcosa? magari. No, in realtà sono fermo da 2 anni, purtroppo. Cioè, in realtà, a dire il vero, prima che scoppiasse la pandemia, stavamo facendo delle session un po' diciamo, in memoria dei vecchi tempi al Crossroads. Però la pandemia, insomma, ci ha un po' stroncati, quindi lì poi mi sono fermato anch'io. Ho suonato sul balcone come andava di moda fare il giorno di San Patrizio l'anno scorso, però mi sono sentito uno sfigato, Però ti guarda. hanno fatto l'applauso, eh? Non so Beh, chi perché non si vedeva. sì, ma mi sono sentito sfigato e quindi niente. Pensa quello unico che ti ha fatto l'applauso, poverino, e tu manco l'hai considerato, proprio doppiamente sfigato. Lo so, ti ha ascoltato, tu pure te lo sei dimenticato. No, comunque, a parte tutto, andiamo proprio alla domanda clou. Che cos'è per voi la diversità e come come dire, come la vivete, ecco, per sintetizzare? Posso fare l'uomo che premette, come dice Caparezza? Premetti. Sì, ma non premetto il grillè, non premette il grillè, non funziona così la battuta, accidenti. Non premetto, non premo il grilletto. Quello che voglio premettere è che qualunque cosa noi raccontiamo sulla diversità, sulla nostra diversità o comunque sulla diversità in generale, non vuole essere non vorrà mai essere una ricetta. La cosa più importante che mi sento di dire sulla diversità è che il bello della diversità è proprio che funziona per te, non funziona per me. C'è una sfumatura per te e un'altra sfumatura per me. Quindi, fatta questa premessa, Sì. vai Valentina, questa è la diversità. Beh, in realtà la domanda, cioè so che questa è la domanda clou, quindi adesso arrivo io e la sconvolgo, però non è che cos'è la diversità, ma dovrebbe essere che cos'è la normalità, nel senso che io Infatti. sono sempre stata convinta che il normale non esiste, che sia una parola che, boh, che descrive, non lo so, forse tu che sei ingegnere puoi dirlo meglio, la parte centrale della gaussiana, Ah, descrive forse. proprio la gaussiana, cioè Però descrive. non lo so, non potrà mai abbracciare tutte le sfumature, perché siamo belli perché siamo tutti diversi. Già. E ognuno lo è in qualcosa, magari. Cioè anche quelle persone che sembrano un po' più omologate alle masse, al centro della gaussiana, in realtà avranno sicuramente una diversità che va scoperta, assolutamente. Infatti, E che infatti. potenzialmente è bellissima, cioè questa è la cosa più interessante secondo me. Aggiungo solo una cosa, Certo. cioè che come dire, la normalità in questo senso molto spesso diciamo, è un po' condizionata, nel senso che uno tende ad omologarsi a uno standard perché lo vede come appunto una cosa normale, magari teme anche di emergere, però l'invito che mi piace fare è proprio quello di scoprirsi. La cosa più bella che questa relazione di coppia mi ha insegnato è proprio la bellezza e l'incredibile vastità della propria interiorità. Quindi ho scoperto tante cose di me, prima di tutto, che non conoscevo, grazie a Valentina.
Prego, non c'è di che. Carino, che bella dedica, vedi Valentina? E tu lo tratti male, lo scherzo. No, però questa cosa che tu che dicevi del fatto che appunto tutti siamo diversi, che tra l'altro è anche lo scopo, no? Per cui nasce Diversus, proprio per fare in modo che tutti possano raccontare quel particolare che magari agli altri può sembrare stonato, invece è la nota giusta, no? Per dare comunque un senso alla propria personalità e al proprio modo di essere. E mi affascina anche molto questo fatto che Giuseppe dica che la vostra diversità vi abbia aiutati a crescere non solo come coppia ma anche individualmente. Ma è stato un percorso difficile, immagino, o è sempre stato così interessante e pieno di attenzioni? Ma forse in realtà è stato anche abbastanza naturale, cioè non lo so, non l'ho vissuta come una cosa difficile, non la vivo come una cosa difficile, però a volte diciamo, mi rendo conto che magari ho cambiato diciamo, dalla cosa stupida alcuni atteggiamenti che ovviamente convivendo si vanno a limare in qualsiasi situazione, anche tra coinquilini, non so, penso agli studenti universitari. Diciamo, ci sono certe abitudini che magari devi perdere quando per forza convivi con altre persone, però anche a cose più, un po' più profonde, per esempio il modo di approcciarsi agli altri. Io di natura sono in realtà molto sospettosa e tendo molto ad analizzare i comportamenti dell'altro, le parole, i comportamenti. Giuseppe è più Io amo tutti! spontaneo. No, ma Maledizione! io pure sono così, amo tutti. No, ma che cosa? Però No, rispetto però agli diciamo. altri invece, perché tu hai detto una cosa interessante, ma rispetto agli altri, perché poi è bello, no, che esista un altri rispetto alla coppia, in che cosa vi sentite diversi? Se vi sentite diversi? Ecco, per esempio, questo, diciamo, mi rendo conto negli anni, soprattutto nell'ultimo periodo, che io ho un po' mollato questo mio stare sulle mie, un po', senza esagerare, nel senso che se mi metto a confronto con Giuseppe comunque risulto ancora un po' più fredda e distaccata, però mi sento molto più disponibile da un certo punto di vista. Ora sembra brutto detto così, però no, disponibile nel C'è chi senso. direbbe che sembra Ma bellissimo. infatti, io sono una di quelle, per esempio. Perché lei non si fida, capito? No, Infatti, questa appunto. diffidenza, vabbè, ma ora che sono parte del menage, comunque deve accettarmi, non possiamo vivere se non la nostra storia così. No, però è bello, è interessante come anche ne parlate. Ascoltiamo però un altro brano che è Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi, che tra l'altro è bellissimo questo brano, e anche questo vi ringrazio di averlo inserito e che volevo sentirlo, e torniamo fra poco con le altre domande, perché ne ho tante. Cercare un negozio di antiquariato in via del corso, ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Raro è trovare una cosa speciale. Di una strada centrale, per ogni cosa c'è un posto, ma quello della meraviglia è solo un po' più nascosto. Il tesoro è alla fine dell'arcobaleno, che trovarlo vicino nel proprio letto piace molto meno. Non si può cercare un luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Come
stupirsi che è difficile incontrarsi in mare aperto. Prima di partire si dovrebbe essere sicuri di che cosa si vorrà cercare, dei bisogni veri. Allora io propongo, per non fare confusione a chi ha meno di 50 anni, di spegnere adesso la televisione. Ma non si può entrare in un negozio e poi lamentarsi che tutto abbia un prezzo. Se la vita è una, sta sempre aperta, anche i pensieri saranno in offerta. Ma le più lunghe passeggiate, le più bianche nevicate, le parole che ti scrivo non so dove le ho comprate, di sicuro le ho cercate senza nessuna fretta, perché l'argento sai si beve, ma l'oro si aspetta. Questo però lo sfumo un po' con molto dolore, perché manca poco e io ho ancora voglia, non so voi, di conoscere Valentina e Giuseppe meglio, e vedo che sta rispondendo tanto il pubblico alle vostre, ai vostri racconti, e questa cosa mi fa veramente piacere, quindi approfitto anche per salutare tutti gli ascoltatori, tutti i vostri amici, gli amici di sempre di Diversus, che ogni martedì dalle 20 alle 21 sono qui con noi. Allora, Valentina e Giuseppe, ci siete ancora? Sì, certo che ci siamo. Penso di star parlando da sola da mezz'ora. È bello questo fatto, che da quello che voi dite, da questa serenità anche nel raccontarvi, si percepisca questa voglia di essere semplicemente se stessi, senza, come dire, costrizioni, senza darsi dei limiti, no? Nell'interpretazione di sé, tant'è che siete ancora in una fase di conoscenza continua, di scoperta anche personale continua, quindi il fatto stesso che non vi poniate dei limiti è molto, molto interessante. Sì, esatto. Come la vivete questa cosa? In che maniera vivete questa vostra componente di libertà, diciamo, in un contesto in cui è facilmente, invece, è più facile il contrario, diciamo così, essere etichettati, essere visti in una determinata maniera? Se proprio dobbiamo parlare appunto di etichette, una delle nostre discussioni recenti, ma anche non troppo in realtà, è che prima di un paio d'anni fa, io personalmente ero molto, come dire, mi piaceva ingegneristicamente... Un'etichettatrice! Ero un'etichettatrice! No, vabbè, basta, sto morendo, sì. Sì, lo sono troppo immaginata, che... certo, come sai, assolutamente, quello che mette proprio... Io me ne sono immaginata, dall'altro, proprio quelli fluorescenti. Sì, 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 esatto. Certo. Esatto. Mettevo le etichette alla gente. Il che, diciamo, a me stava bene, come dicevo prima, a me all'epoca stava bene così, però naturalmente la cosa in un certo qual modo iniziava a starmi sempre più indigesta man mano che scoprivo me stesso. E, quindi a un certo punto ricordo di aver passato una fase in cui proprio imparando da Valentina e diciamo assorbendo questa parte che io ritengo bellissima di Valentina, sono passato dall'applicare etichette a rifiutare completamente le etichette dove per etichette intendo veramente qualsiasi cosa, cioè dire tu sei una persona sei borghese, ingegnere, quindi caratterizzabile come metodico, cioè pregiudizi sostanzialmente, e ho iniziato a spogliarmi un po' di questo aspetto, fino ad arrivare adesso al punto in cui
le etichette le sto rifiutando categoricamente. E come infatti, Valentina, sto chiedendo proprio a te, come mai tu invece hai raggiunto prima, diciamo, questa tipologia di approccio? Allora, questa in realtà è una cosa che io non ho mai avuto, non so, forse per un fatto di educazione o di ambienti, ma non ho mai avuto la necessità di dare etichette, probabilmente perché non ho mai sentito la necessità io di darmi un'etichetta. Infatti ho tuttora difficoltà a definirmi con delle parole selezionate, standard, non lo so. Cioè, vedo una discussione che facciamo negli ultimi mesi è, per esempio, sui social, molte persone che nelle descrizioni hanno hashtag cose che sono banalmente delle etichette, cioè di qualsiasi tipo. E io non riuscirei, cioè, tanta stima per loro che riescono ad inquadrarsi in un frangente, una cosa, ma la mia personalità forse è un po' troppo varia per trovarle. E quindi, diciamo, io non ho mai avuto questa cosa. E ricordo di aver sbottato una volta, che Giuseppe mi ha detto, su che cosa era, non mi ricordo. Era sul tuo orientamento sessuale. Ah, sì, certo, che io feci un apprezzamento, una cosa su una ragazza. E quindi lui subito diceva, ma quindi sei bisessuale? No, cioè, non lo so, no, non mi piace l'etichetta, cioè non è una cosa... Mi piace quello che mi piace. Certo. Che scindere, cioè può essere un uomo, può essere una donna, non lo so, cioè dipende sul momento, se c'è una caratteristica, una cosa che mi attrae particolarmente, non sto tanto a guardare il pelo nell'uovo, quindi... Sì, cioè, io, parlando di orientamento sessuale per l'appunto, è uno dei casi, tra virgolette, di studio recenti più... inflazionati sul web, però vale anche per altri ambiti dell'umano in generale. Il punto è che a molti l'etichetta serve per in qualche modo rafforzare la propria conoscenza di sé, la propria accettazione di sé. Però io mi sto rendendo conto che il più delle volte finisce che ti inquadri nell'etichetta, quindi finisci per identificarti più nell'etichetta e nella categoria umana che non scoprire veramente come vuoi vivere, come ritieni che sia giusto per te condurre una vita. Esattamente, guarda, sono veramente, come potevate anche immaginare, estremamente d'accordo con questa visione, anche perché poi ci si costruisce da soli dei limiti entro, esatto, i quali poi gli altri, tra l'altro, hanno pure delle aspettative, no? Qualsiasi si siano, perché poi uno può appunto definirsi anche dal punto di vista sessuale, per carità, certo, ognuno ha il suo orientamento e questo è logico che sia così, però capisco anche la visione di Valentina nella sua incapacità di definirsi, perché era vivo, e quindi anche lì mi sembrerebbe di porre dei limiti proprio alla mia conoscenza verso l'altro. Certo, esatto, anche, sì, no? Cioè, come se dovessi escludere dell'interesse, non so, è strano, effettivamente non sì, so nemmeno spiegarlo. È come se sceglierne una escludesse automaticamente delle possibilità che magari effettivamente oggi non mi interessano, ma domani chi lo sa, cioè... Non lo so, no, ma infatti non è necessariamente da concretizzare, poi, no? Potrebbe essere, sì, appunto, infatti, anche un semplice, così, uno sguardo, un'attenzione, no? Sì, tra l'altro. Cioè, certo, uno sguardo, un'attenzione, un flirt, perché no? Cioè, sono cose che funzionano perché funzionano, non credo che abbiano a che fare con, appunto, il modo in cui ci si sia definiti fino a questo momento. Certo, è ovvio che magari nella media, per l'appunto, nella normalità della propria esistenza, uno capiti statisticamente che viva certe realtà sempre nello stesso modo, o comunque per lo più nello stesso modo. Ma quello che mi piace del nostro modo di vivere è che non ci precludiamo letteralmente nulla. Quindi l'assenza di etichette è un po' funzionale anche a questo. Certo, anche perché... Una volta che si crea una sorta di entità unica, diciamolo, quando c'è un bel equilibrio di coppia, quando si è talmente complici e si sta bene insieme, si diventa chiaramente anche, no, una sorta di attrattiva per gli altri, perché poi tutti cercano fondamentalmente, chiunque cerca quell'equilibrio e quell'amore che ti rende libero, no, piuttosto che creare delle costrizioni. E lo stesso fatto che voi vi apriate così anche appunto a semplicemente alla conoscenza non è così scontato, anzi è una cosa rarissima, perché di solito ci si crea invece un guscio, no, quasi di isolamento. Sì, per un attimo pensavo che stessi per dire chiunque cerca unicorni, poi però...
Ho detto va. Beh, anche c'è da dire che penso che anche nel vostro caso arrivano, no, richieste strane un po' dappertutto, però mi piace questa, anche perché voi siete molto giovani anche, no? Cioè, oddio, nemmeno cioè, non Ehi! profetto, No, io sono d'accordo con lei, neanche tanto. nel senso che c'è la maturità, è una scelta ponderata, cioè non è manco una scelta, è proprio il vissuto che vi ha portato a fare, no? Questo tipo di considerazione, quindi secondo me ha ancora più valore. Sì, il vissuto poi naturalmente ci siamo comunque, abbiamo voluto approfondire di che si tratta, nel senso, comunque vivere una relazione che non si chiude in se stessa ma abbraccia altri modi di esistere è una cosa che mi rendo conto, diciamo, è complicata. Ed essendo complicata, è sempre saggio. Crediamo, direi, tenerla sotto controllo con una serie, diciamo, di strumenti basati per lo più sulla comunicazione, cioè niente di chissà Cioè, tra di quanto. voi intendi? Sì, assolutamente. Quindi basta essere sinceri in questo senso? Questo è difficile. Sì, no, sinceri sicuramente. Il punto è parlare sinceramente di quello che si desidera. Sia come coppia, quindi nel percorso di vita che si fa insieme, e sia individualmente. E quindi i propri progetti non devono sicuramente prevaricare l'altro, ma neanche devono essere messi da parte. In questo penso che noi ci supportiamo sempre. E abbiamo anche imparato su questo, appunto, a comunicare molto tra di noi, e quindi abbiamo traslato questa cosa che inizialmente penso come in tutte le relazioni era proprio appunto sul proprio progetto di vita, che lavoro voglio fare, come mi vedo da qui a 10 anni, questi discorsi che penso facciamo un po' tutte le coppie, e Certo. poi lo abbiamo diciamo portato anche sulla nostra coppia, cioè come è fatta la nostra coppia, come sarà tra 10 anni, questo non lo sappiamo penso, e come funziona. E per me il punto cardine è sempre che voglio sicuramente essere libera io di fare quello che voglio fondamentalmente, sempre nel rispetto ovviamente dell'altra persona, ma soprattutto non voglio subire diciamo, il peso, non lo so, il peso del pensiero che sto limitando la libertà della persona che amo. È una cosa che penso che mi ucciderebbe più che non sentirmi libera io. Certo. Quindi per me la sua libertà è importante tanto quanto la mia. E quindi parlando, penso che siamo riusciti alla fine a costruire un tipo di relazione, forse non proprio convenzionale, però che per noi funziona. Esatto, e questa è la cosa importante. Ripeto, qualunque cosa venga fuori da questa discussione, non è importantissimo che si assimili che non è il nostro modello il migliore di tutti. Semplicemente abbiamo scoperto che per noi funziona una relazione più aperta, una relazione più libera, tra virgolette. Però se uno riflette, vive e si rende conto che la stretta e rigida monogamia è il suo modello relazionale, è fantastico che sia così. Tutte le relazioni sono belle proprio perché diverse. Certo, perché poi ognuno ovviamente sceglie il proprio equilibrio. Quindi voi vivete serenamente questo, dopo che, ben capito, ne avete parlato a lungo, perché chiaramente non è che uno dà per scontato, no, di vivere questo tipo di complicità che dicevo prima. Quindi effettivamente è una cosa che emerge già nel vostro semplice parlare insieme. Lo so che sembra stupido dirlo in questa maniera, però c'è proprio un equilibrio che si nota, no? Un rispetto No, è solo. reciproco. No, è solo perché abbiamo fatto tanto Un'impressione. insieme. Eh sì, però è una visione che mi piace, che penso che debba essere anche affrontata un po' da tutti, no? Per capire anche con più serenità se poi sia un percorso possibile, perché c'è anche da dire, secondo me, che molti magari lo pensano, ma non si parlano, Eh no? beh, Eh quello è il concetto di non monogamia, non etica. Ho detto un sì. sacco di parole Brutte e di etichette e di etichette, soprattutto. infatti. Continui a sfornare etichette. Giustamente, non ce la può fare, è più forte di lui praticamente. No, no, Ascolti. vabbè, ma è perché sono abbastanza assuefatto dalla mia ultima lettura che consiglio peraltro a tutti. Quale?
È la zoccola etica. Ah, zoccola con la zeta dura. D'accordo. No, io dalle eccesse non potrei mai dirlo, perché a me mi piace proprio zoccola con la zeta delicata, però rafforzerò la mia zeta di zoccola così. Esatto. Mentre ascoltiamo di sottofondo Neck con Cosa ci ha fatto l'amore, una scelta di Valentina. Siamo quasi arrivati alla fine, quindi ascoltiamo questo brano e poi passiamo ai saluti, purtroppo. Fino all'ultimo secondo, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Io che sogno ad occhi aperti, tu che invece ti nascondi. Amore mio, ti aspetto ancora, se mi dici che ritorni. Perché la vita è un po' una stronza, ma ci ha resi forti. Ci saranno ancora giorni, certi giorni, per dirsi che va tutto bene, anche quando non va bene niente. Io che mi verso del vino mentre tu balli in mutande. Cosa ci ha fatto l'amore? Ci ha fatto giurare per sempre. Guarda che casino, ma sarà bellissimo. Chiederti va tutto bene, anche quando non è più importante. Sorridere senza un motivo, provare anche a farmi da parte. Cosa ci ha fatto l'amore? E quanto coraggio ci serve? Guarda che casino, ma sarà bellissimo. Siamo ritrovati qui, una casa da disfare, vecchie scatole routine, insomma niente di speciale. Chissà se abbiamo detto tutto o se il silenzio vale il doppio, perché d'amore non si muore, sai, si muore senza. Tu che dici mi dispiace, io che so di chi è la colpa. Amore mio, ti aspetto ancora come la prima volta. Perché la vita è un po' una stronza, ma a noi non tocca. Ci saranno ancora giorni, certi giorni, per dirsi che va tutto bene, anche quando non va bene. La lasciamo un po' di sottofondo, perché siamo arrivati appunto a 4 minuti dalla fine della trasmissione, quando comunque stiamo parlando anche di un argomento molto interessante. Mi è dispiaciuto interromperlo così. Però, come faccio spesso e volentieri con gli ospiti che davvero mi hanno particolarmente interessata, spero di riavervi presto come miei ospiti. Magari parliamo proprio del tema, approfondiamo, se vi va. Perché io credo che ci sia bisogno sempre, no, di parlare di quello che non si conosce. Molto spesso alcuni non sanno nemmeno dargli una forma, quindi potrebbe essere d'aiuto per chi vorrebbe raggiungere quel grado di complicità e di serenità all'interno della propria coppia e non sa da dove iniziare, no? Sì, sì. Beh, diciamo che essendo arrivati alla fine della puntata e nel punto fuori dalla fascia protetta, perché in un'ora chiaramente uno non è che può, beh, dice che la seconda mezz'ora è fuori dalla fascia protetta, volevo anche parlare di sesso, però non lo faremo perché è tardi e quindi... Quindi dovevo rimandare, ma questa cosa infatti, dai, è un po' come il secondo appuntamento, non potevamo avere tutto e subito, scusami, già abbiamo avuto il bacio con Emanuele Castro, era troppo. No, comunque ragazzi, veramente vi ringrazio tanto per essere stati qui con noi, vi ringrazio anche perché avete fatto sorridere i nostri ascoltatori, tutti i messaggi che ci sono arrivati sono la dimostrazione che è stata una bella puntata, spero vi siate divertiti anche voi. Cavolo, sì, mi mancava un casino, accidente. Infatti immaginavo, per quello anche un altro, vedi, un altro motivo in più per ritornare, quindi così non perdete la mano. Vi ringrazio ancora di essere stati i nostri ospiti, io direi di chiudere, se siete d'accordo con me, con True Colors di Phil Collins, così... Racchiudiamo lo spirito di tutti, vi do un bacio e vi invito la prossima, ora definiamo quando, la prossima occasione per approfondire e vi aspetto come ascoltatori, perché per forza da questo momento in poi mi ascolterete martedì prossimo dalle 20 alle 21, anche da prima, è vero. Grazie mille Phil Collins, True Colors. Ciao. Ciao. Hard to
inside you makes you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors. And that's why I love you.